Andrea, tornando proprio a 20 anni fa, la prima squadra retrocesse in Serie C, tra l'altro con 10 giornate d'anticipo, ricordo. Fu una retrocessione tipo questa di adesso. Noi retrocedemmo già prima, ma la cosa grave fu che pensavamo all'inizio di aver allestito una formazione per puntare alla Serie A. Mi pare che dopo 9 partite avevamo 3-4 punti Sì. e non siamo più riusciti, cambiando allenatori, cambiando giocatori a gennaio, non siamo più riusciti a rimettere in piedi la situazione. Quindi capita. Come si fa a ripartire? Che cosa bisogna cominciare secondo te? Cioè, dall'alto della tua Innanzitutto esperienza. bisogna essere onesti a riconoscere gli errori. Guarda, io ho sentito pochi giorni fa il presidente Sebastiani, sono rimasto. Avete parlato di Beh, mercato? no, dai, non cominciare. L'ho sentito Diciamo bello. una telefonata di cortesia, Sì, no, no, lui mi aveva chiesto di Mascio, Ah, cosa era ecco. successo, abbiamo parlato un po'. Io l'ho sentito bello carico, pimpante, ha riconosciuto gli errori che ha fatto, fa tesoro degli errori e riparte. Però insomma il rinnovamento sarebbe duopo, Ci sarebbe una sono cosa necessaria secondo squadre te? che retrocedono e si portano tanti giocatori dietro e l'anno dopo rivincono. Io penso che il presidente è uno di quelli che ha vinto di più. Ha fatto plusvalenze, ha tirato fuori i giovani, cioè ha fatto calcio vero. Cioè io non sarò antipopolare. Poi però ha smesso a un certo punto. Sì, poi sarà successo qualcosa, avrà pure, ha pure smesso, ma ti ripeto, non è facile governare al giorno d'oggi una società da solo. Diciamo che la Serie C, la retrocessione deve essere un'opportunità per ripartire da basi credibili. Mettiamola in questo modo, il calcio di Serie C, un calcio di soldi o di idee? In Serie C prendi 400.000 euro, in Serie B prendi quasi 6 Perciò milioni. dico, no, ma questo è Cioè, acclarato, quindi per ovviare a questo tipo di inconveniente, tra ci vogliono le virgolette, idee, ci ecco, vogliono perciò le quello ti idee, ci volevo vogliono che chiedere. vai a vedere, secondo Scouting, me ci vuole lo organizzazione. scouting, devi andare a prendere giocatori delle serie inferiori, come facevamo noi a quei tempi e come farà, penso, il Pescara. Pescara ha dimostrato negli anni precedenti di fare calcio. Sì. Io ero fuori, mi chiedevo come fa questo presidente dopo un anno, 2 anni, 3 anni che fa il presidente a aver capito tutto, ero sorpreso. La squadra andava bene, i risultati li facevi, cominciava a pensare alle strutture, faceva calcio, vendeva i giovani, li valorizzava e ha fatto calcio. È chiaro che adesso deve avere la forza di ripartire e secondo me, da quello che ho capito io, ce l'ha.